che l'amore per una persona e anche per il Signore si dimostra con le parole ma con i fatti, e anche osservare i comandamenti va inteso in senso esistenziale, in modo che tutta la vita ne sia coinvolta. Infatti, essere cristiani non significa principalmente appartenere a una certa cultura o aderire a una certa dottrina, ma piuttosto legare la propria vita in ogni suo aspetto alla persona di Gesù e attraverso di Lui al Padre. Per questo scopo Gesù promette l'effusione dello Spirito Santo ai Suoi discepoli. Proprio grazie allo Spirito Santo, amore che unisce il Padre e il Figlio e da loro procede, tutti possiamo vivere la stessa vita di Gesù. Lo Spirito, infatti, ci insegna ogni cosa, ossia l'unica cosa indispensabile: amare come ama Dio.